Andiamo a giocare contro una squadra dove c'è grande rivalità, dove Ascoli Perugia è sentita, molto sentita, perciò sappiamo l'importanza della partita sia per la classifica che per la città. Perciò andremo ad Ascoli pronti perché troveremo un ambiente molto caldo. Qualcosa cambieremo, però non ve lo dico, tanto come sempre. Mercato, la società si è esposta, ha detto che fa venire, che prenderà giocatori. Io sono tranquillo, perché loro stanno provando a fare, a muoversi, stanno lavorando per migliorare la squadra. Io faccio il resto, però mi aspetto quello che vi aspettate voi, che si aspettano tutti. Qualcosa, speriamo che arrivi. Sicuramente diciamo, con tutti i problemi che ha avuto, si è operato, Coppa d'Asia, alla fine ha giocato pochissimo, e magari ci aspettavamo che facesse qualche partita in più, però speriamo che, come dici tu, che sia un vero nuovo acquisto, quello l'ho letto anche stamattina, sia Anna, perché è un giocatore che ha fatto vedere grandi cose e noi ce le aspettiamo quelle grandi cose. Io sono andato anche a Ascoli inizio anno a vedere la partita da seconda di campionato, mi ricordo. Sono andato a Ascoli e l'ambiente è caldo. Perciò sappiamo che loro verranno spinti dal pubblico, che anche per loro è una partita molto, molto importante. Perciò sappiamo cosa ci aspetta. Poi dobbiamo fare meglio delle ultime partite, sicuramente. Il problema è quello che ci dobbiamo aspettare noi, cioè noi dalla squadra, da quello che è. Quello che mi aspetto io sono i punti, perché bisogna fare i punti, non è che mi devo aspettare altro. Di giocare bene, di giocare male, quello che mi aspetto io della squadra dopo due sconfitte sono i punti. No, vabbè, ma le caratteristiche dell'Ascoli sono. È una squadra che battaglia, che è forte fisicamente, che ha un grande ritmo, mette la partita su un ritmo importante, anche di agonismo. Perciò anche questa credo che sia una delle caratteristiche migliori dell'Ascoli, l'agonismo, soprattutto in casa hanno fatto tanti punti perché in casa rendono di più e questa caratteristica si esalta quando ci sono i loro tifosi. Poi l'attaccante quando gioca Beretta Ardemagni, quando c'è. Ma loro hanno soluzioni. È una squadra comunque impostata in un certo modo dove la fisicità la reputano molto importante.